una partita importante, sapevamo tutti che questa partita ci poteva cambiare anche il campionato. Anche un pareggio sarebbe stato ottimo, perché la Virtus Verona lo tenevi sempre lontano a 5 punti. Quindi forse a noi ci piace stare nella merda. L'unica cosa che ci resta è lottare fino all'ultima partita per essere fuori dai play-out, anche se abbiamo partite molto difficili e delicate. Visto le ultime uscite, una nota positiva sotto il punto di vista del risultato, perché a Bergamo non mi sembra che abbiamo fatto un'ottima partita, quindi speriamo che magari fuori casa ci va tutto bene e prendiamo qualche punto. No, secondo me non è per niente fuori gioco. Me ne sono accorto subito che ero in linea forse con due difensori. Forse il guardalinea è stato talmente bravo a vedere un centimetro di fuori gioco. Quindi, non lo so, per me era regolare. Sì, quello che ho detto, ogni volta che facciamo una vittoria, la settimana dopo siamo punto e a capo. E evidentemente, come ho detto prima, ci piace stare sempre sott'acqua, in agonia. Ma penso che saremmo stupidi a pensare che qualcosa in più della salvezza, penso che saremmo veramente stupidi, perché come ho detto prima, noi dobbiamo lottare fino all'ultima partita per salvarci. Se qualcuno pensa che noi andremo a fare i playoff, forse ha sbagliato proprio indirizzo, secondo me. Mi aspettavo una reazione diversa, però abbiamo subito il secondo gol. Quando subisci due gol così all'inizio partita, poi è dura ribaltarla. Quindi il secondo gol penso che ci ha tagliato le gambe. Aspetto un Gian Erminio che ha vinto 4-0 col Gubbio e penso che sarà veramente una delle partite più difficili dell'anno. Penso che Gian Erminio è una squadra anche molto, una buona squadra, quindi sicuramente ci sarà da lottare su tutti i palloni se vogliamo uscire con un risultato positivo.